sono Davide Abuti, questo nuovo video. Siamo tornati oggi con il nostro episodio del calciomercato dopo un po' di giorni che non ve lo portavo perché tra l'altro di mezzo c'è stato, come ben sapete, l'europeo e di conseguenza il mercato si è tra virgolette un po' fermato. Nelle ultime settimane ci sono state davvero tantissime trattative, da Higuain a grandissimi colpi di mercato come per esempio quelli del Barcellona che ha acquistato André Gomes a una cifra davvero altissima, oppure il trasferimento a breve proprio di Paul Pogba. E quindi ragazzi, oggi però andiamo a parlare di tre giocatori che potrebbero trasferirsi in un'altra squadra. I tre giocatori di oggi sono Maurito Icardi, Simone Zaza e Juan Guillerme Cuadrado. Il primo giocatore di oggi ragazzi è Maurito Icardi. Come ben sapete, penso, è stato protagonista di vicende davvero molto molto strane. Tra virgolette, all'interno di questa trattativa si è inserita in maniera molto prepotente anche la moglie, che è l'agente appunto del marito, che è Wanda Nara. E come ben sapete ragazzi, si sono viste davvero delle clausole incredibili all'interno del contratto che proprio il Napoli avrebbe offerto al giocatore, e non solo, quindi anche all'intero entourage, tra virgolette, con una parte all'interno di un film a entrambi, sia a Mauro che alla moglie. Quindi boh, davvero stiamo parlando di fantascienza, non capisco davvero cosa c'entra tutto ciò con il calcio. Che dire ragazzi, quindi la squadra che sembra veramente essere molto vicina all'acquisto di Mauro Icardi appunto sembra essere il Napoli. Si parla da diversi giorni, anche se spesso lui ha dimostrato comunque di voler rimanere all'Inter, essendo non soltanto il capitano ma una vera e propria bandiera della squadra, comunque che negli ultimi anni ha saputo dimostrare non solo il suo talento ma anche in campo un vero e proprio carisma da leader. Quindi le cifre ragazzi si dovrebbero aggirare intorno ai 60 milioni, ci sono state diverse offerte di 50-55. E però io a mio parere ragazzi spero anche comunque che Icardi resti all'Inter. Penso che non andrà via perché comunque si discuterà di un contratto, quindi di un rinnovo di contratto nei prossimi mesi, quindi all'incirca intorno ai mesi di ottobre-novembre, e di conseguenza il giocatore si calmerà. Ma penso che tutto questo bordello ragazzi stia nascendo soltanto dal fatto che, che la moglie di Icardi stia spingendo veramente tanto al trasferimento solo per un unico motivo, ed è questo qua. Tra l'altro la vendita di Higuain ha fatto entrare appunto nelle casse di Napoli tantissima disponibilità, e di conseguenza i 60 milioni potrebbero essere anche un buon investimento da parte del Napoli per un giocatore che naturalmente rega alla mia età, quindi a 23 anni ancora davanti tutta una carriera, potrebbe essere veramente un buon acquisto. Speriamo di no, penso che questa trattativa sia davvero difficoltosa, però ragazzi non si sa mai. Secondo giocatore di oggi parliamo di Simone Zaza, che è stato protagonista negativo nei rigori, come ben sapete, contro la Germania nell'ultima partita dell'Italia all'Europeo. È stato avvicinato da diverse squadre, soprattutto in Germania, tra cui il Wolfsburg, al quale era veramente vicino per circa 25 milioni di euro. Questa era l'offerta che, se fossi stato veramente nei dirigenti della Juve, avrei preso al volo e avrei portato addirittura io con la mano a Simone direttamente in Germania. Quindi per questa cifra io penso che sia un ottimo veramente incasso da parte della Juventus. È un discreto giocatore, a me piace parecchio, però veramente ragazzi con l'arrivo di Higuain, tra l'altro, che è un altro attaccante in più da aggiungere alla lista, ok che è andato via Morata ragazzi, ma credo che veramente se sta in panca Mandzukic non voglio veramente pensare alle le presenze che farà Zaza quest'anno alla Juve. C'è stato anche un interessamento da parte del Milan, proprio perché il giocatore è intenzionato e più volte ha detto anche che il suo pensiero, comunque il suo progetto è quello di rimanere in Italia perché non vuole trasferirsi all'estero. Che dire, ci sono state anche diverse richieste proprio da altri paesi esteri, anche in Premier League, e che dire ragazzi, secondo me può essere un giocatore in partenza, anche se fossi stato nella Juve io avrei agito in una maniera diversa, avrei venduto Mandzukic e avrei tenuto Zaza in panchina, perché Mandzukic ragazzi è un bel giocatore, non un top player veramente affermatissimo, perché i top player sono altri come Higuain che è appena arrivato, però tenere in panchina un giocatore del genere magari contro voglia e che merita di essere titolare in un'altra formazione forse non è la cosa più adatta, cosa che invece potrebbe star bene a Zaza visto che comunque ancora tra virgolette è giovane e può accettare una panchina in una squadra come la Juve. Terzo ed ultimo giocatore di oggi, parliamo di un altro giocatore sempre tra virgolette nell'ambiente Juve, che è ritornato
dal suo prestito al Chelsea di Antonio Conte. Parliamo quindi di Cuadrado, che è stato anche lui accostato proprio al Milan negli ultimi giorni, e anche lui è stato tra virgolette molto chiaro sul suo futuro, e cioè di rimanere in Italia. Quindi il Milan veramente si sta movimentando in questa direzione, e devo dire che andrebbe anche a ritrovare il suo ex mister, quello alla Fiorentina, quindi è Montella, come ben sapete. Il giocatore è veramente una pedina molto importante, quest'anno ha fatto abbastanza bene alla Juve, siglando all'incirca 5 gol, se non sbaglio, sì, e 8 assist, e anche se non è stato veramente impiegato in tutte le partite come titolare, anzi spesso entrava anche, subentrava anche dalla panchina, però a mio parere è un ottimo giocatore, soprattutto per il Milan, ragazzi, che in quel reparto lì scarseggia un po', visto che davanti, a parte la Padula e giocatori come Niang, del quale non si può neanche dare tantissimo comunque fiducia, ragazzi, visto le condizioni fisiche che in passato lo hanno, diciamo, tra virgolette caratterizzato nelle sue assenze, e quindi a mio parere può essere un buon colpo. Poi tra l'altro anche Matri, Milan, che dovrebbe scartare alla grande, che è molto vicino al Sassuolo, e che dire, quindi a mio parere può essere veramente un gran colpo da parte del Milan. Ci sono stati anche altri interessamenti, addirittura si è parlato anche dell'Inter tempo fa, ma dopo l'acquisto di Candreva non penso che si ripresenteranno altre offerte da parte del club milanese, ma e poi che dire, sicuramente ci saranno anche altre squadre straniere che sono interessate, ma lui, come ho detto prima, proprio come Zaza, ha l'intenzione di rimanere in Italia, e quindi di tornare in Italia, ecco, visto che per il momento è ancora al Chelsea con Antonio Conte. Finisce qua questo episodio, ragazzi, spero che sia piaciuto. Io sono qui in una sede diversa, sono nella mia casa in vacanza a Pietraligure, quindi sto cercando di portare il video anche qua, qua la videocamera, e di conseguenza ho registrato qui un calciomercato, un episodio del calciomercato molto diverso. Nei prossimi giorni, se non sbaglio venerdì, vedrete invece un video inerente alla mia carriera che andrò a fare su FIFA 17, quindi andremo insieme a scegliere veramente la squadra, andando con la gazzetta a vedere gli acquisti, gli arrivi di ogni giocatore, di ogni squadra, scusate, di Serie A, quindi insieme andremo a fare la scelta della formazione per FIFA 17. Che dire, ragazzi, mi raccomando, lasciate tanti mi piace, tanti commenti qui sotto, ci vediamo in un prossimo video, io vi saluto. Bella.